Ciao ragazzi! Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora, questo video lo faccio per mostrarvi le ultime novità in una carrellata, perché non voglio fare tanti video differenti. Un nuovo affare che ho fatto qualche giorno fa mi è arrivato oggi. Una prolunga USB. Avevo pensato a costruirmela io con un connettore maschio e un connettore femmina USB. Però ragazzi, ho fatto qualche prova e ovviamente, come immaginavo, non funzionava. E perché? Perché mi serviva molto lungo, intorno alla decina di metri. Valore commerciale, ragazzi, sono 15 metri di prolunga USB con doppio ripetitore, cioè 1 e 2. Grazie a questi ripetitori elettronici, ragazzi, tu riesci a 15 metri ad avere un segnale ottimale e puoi anche trasferire i segnali anche diciamo ad alta velocità. Pagato ragazzi 14 euro. L'ho messo anche nel gruppo Telegram, così eventualmente se a qualcuno interessa, ovviamente il risparmio c'è stato, l'affare c'è stato. Da 14 euro pagato a 60 circa, che costa in giro anche su Amazon stesso. Prodotti simili costano una cinquantina di euro. In città da me volevano 60 euro per 10 metri. E questo, ragazzi, cos'è? Questo è l'attestato di partecipazione che da questo momento in poi tutti i miei studenti che hanno appunto ordinato, acquistato il corso Battery Maker riceveranno. Attestato di partecipazione Battery Maker, il corso pratico sulle batterie Lithium. Pronto da essere appeso e bello, un bel gingillo. E solo oggi, ragazzi, due nuovi spediti. Questo è quello mio. E domani in partenza 2. Ragazzi, questo è il mio primo esperimento con l'aerografo. Ufficiale è la mia prima realizzazione, cioè era un casco vecchio che io acquistai circa 3-4 annetti fa. Eccolo qui. Era tutto nero, l'ho carteggiato, l'ho sistemato al meglio e poi ragazzi l'ho verniciato. Foxtec, il simbolo della batteria, perché ragazzi ovviamente non può mancare, simbolo YouTube sopra e dietro, e poi supportino per la GoPro o eventualmente la telecamera in generale, che valuterò di piazzare questa qui per fare delle riprese. E avrei altro da dirvi. Però non vi voglio anticipare nulla. Novità grandiose, però per scaramanzia numero uno, e perché ancora non ne ho la certezza più che assoluta, vi lascio col punto interrogativo. Poi un'altra novità è questa. Ho fatto una mensola nel reparto, nella postazione, ecco, PC, dove ho inserito il castello di Harry Potter, che lo avete visto negli scorsi video. Ho messo la casa di carta, il plastichetto dedicato alla casa di carta. Qui ho tutti i supporti per la telecamera, il power bank GoPro, poi la custodia, i vari libri, i miei manuali sulle batterie Lidio. E quello è il casco che utilizzerò, speriamo, a breve per grosse, grosse novità. E il videocorso va avanti, vi piace, sto avendo tantissimi feedback positivi. Come visto, sto anche alzando un po', il livello di professionalità, non solo del corso stesso. Ora il corso è completamente in streaming, cioè lo puoi vedere comodamente da casa tua, senza supporti fisici, senza pendrive, senza micro SD, e costa un pochino pochino meno, e credo ragazzi di mantenere questo prezzo per ancora molto tempo, anche perché è un prezzo che vi sta entusiasmando
e da quando c'è stata la promozione in tantissimi ne avete approfittato, perciò continuo a lasciarlo così da farvi contenti e anche in tanti. Informazioni sul corso, sotto trovi il link e trovi tutto quello che ti serve sapere. E allora, voglio dirvi anche un'altra cosa. Per quanto riguarda il servizio di consulenza, io giornalmente su Facebook, Instagram, YouTube, email, ok, non contando anche qualcuno WhatsApp, ricevo decine di richieste di assistenza, di aiuto, messaggi come ciao, come posso fare un pacco batterie? Ciao, ho delle celle 18650 da 2002, come le devo collegare per fare 36 volt? O ancora, ciao, quale un pacco batterie mi consigli per il mio monopattino? Oh, è perfetto. Ragazzi, il problema è uno. Se la risposta che io devo darvi è semplice, veloce, io ve la do così, come ho sempre fatto. Però, se la tua richiesta è complessa, necessita di studio, necessita di mente locale concentrato a sapervi rispondere, la cosa da fare, ragazzi, è una sola: la consulenza. Consulenza tramite mail, consulenza tramite chat di Facebook, sono le più utilizzate e le più richieste. Come funziona? Hai un problema che riguardi batterie, fotovoltaico, energie alternative, qualsiasi, diciamo, tematica. Perfetto, attenzione, non sbagliare, non fare danni, non ti spingere oltre se non arrivi. Chiedi a chi è arrivato prima di te, a chi ha sbagliato prima di te e a chi vuole, diciamo, indirizzarti in maniera corretta, come tutti i professionisti, come tutti coloro che fanno del loro lavoro, il tempo, cioè il tempo è denaro, ragazzi. Io richiedo una piccolissima commissione per la consulenza. Ora, cosa succede? Una percentuale di voi che mi contatta sia dai social che da email, arrivando al momento di programmare una consulenza, svanisce, scompare o mi insulta. Mi insulta dicendo: da quando per rispondere a una domanda bisogna pagare? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, è come se tu vai da un avvocato e gli dici: signor avvocato, salve, io ho questo problema, lo possiamo risolvere? Lui ti può dire sì o no, e questo non se lo fa pagare. Ma se vuoi sapere come risolverlo, tutte le istruzioni, se lui deve mettersi in moto per farti una scrittura, per farti un qualsiasi cosa, l'avvocato ti cerca, come di giusto, la sua quota. Giusto? Perfetto. Come tutti i professionisti, sia nel settore, diciamo, energetico che qualsiasi altro settore. Perciò il nostro lavoro, ragazzi, è questo: dare assistenza, dare consigli e risolvere al quanto possibile i problemi ai clienti. Ciao e al prossimo video.